Buongiorno ragazzi e benvenuti in pillole di Calisthenics. Oggi vediamo delle varianti di push-up per chi è agli inizi proprio nel percorso Calisthenics, nell'allenamento corpo libero. Prima però ricordati di iscriverti sui miei canali, di iscriverti sul canale YouTube, di cercarmi su Instagram, TikTok, Telegram, ti lascio il link qua sotto in descrizione. Perché i push-up classici, magari questa versione qua, che sono un pane salame, no? Un esercizio universale, sempre molto piuttosto facile per chi è avanzato, ma molto utilizzato a tutti i livelli. Però anche questo esercizio, che per i praticanti di calisthenics medi è una roba facile, per i più non lo è per niente. Si può partire ad esempio per chi proprio non ha livelli di forza, ha dei livelli di forza molto molto bassi all'inizio, si può partire da questa versione strafacilitata, per poi un domani passare a questa versione leggermente più difficile. Notare che questo rialzo può essere addirittura più alto per facilitare ulteriormente, perché magari ancora queste varianti, sia nella versione sulle ginocchia che nella versione full, non sono ancora accessibili, e ti assicuro che per tante persone non lo sono, quindi bisogna trovare degli escamotage per renderlo poi ancora più accessibile, per poi passare, una volta che ho superato gli step con, diciamo, sopraelevati, passare poi alla versione con le ginocchia. Ecco, questo può essere una roba considerata di nuovo per chi all'inizi, ma ti assicuro che anche questa versione fatta in maniera completa e corretta non lo è per niente. Poi si può passare a questa variante, piuttosto che partire subito direttamente con il push up regular, si può fare anche solo la fase negativa, vengo fuori e riparto, negativa, vengo fuori e riparto. E queste sono tutte varianti che in realtà rappresentano un approccio progressivo, no? Dopo il push up in versione regular, per andare poi a questo punto oltre, si può andare a fare la versione close push up, molto efficace questa, e questa sì che diventa davvero dura. Quindi da qua 1 2 1 2. Qua, se noti, la presa stretta ti costringe a fare una traiettoria in cui si va a sbalzo in avanti, perché se scendo con una traiettoria rettilinea, guarda cosa succede ai gomiti. Invece, tenendo i gomiti stretti, sono costretto a sfogare in avanti con la traiettoria, e qua diventa davvero davvero un avanzamento importante rispetto ai regular push up. Bene, con questo è tutto, questo era un approccio metodologico, insomma, che puoi adottare per costruire il livello nei push up, per portarti, diciamo, al punto zero del calisthenics, che per molti, anzi per la maggior parte, non è per niente un punto zero, ma è un punto d'arrivo importante. Ma bisogna comunque trovare sempre un punto da cui iniziare. L'importante nel calisthenics è mettersi nelle condizioni di poter macinare le varianti, le categorie di esercizi, e da lì andare in crescendo, e quindi tutti quanti in questo modo possono fare il loro percorso. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!